poi alla fine, ripeto, non ce l'abbiamo Salese. Sulla storia di... ma sai, questa è veramente una cosa strana. Il Partito Democratico produce una legge che si chiama Cirinnà. Dopodiché alcuni esponenti del Partito Democratico, della maggioranza e del governo partecipano al Family Day contro la legge Cirinnà del Partito Democratico. Gli unici due partiti che non partecipano sono i 5 Stelle e SEL al Family Day. E infatti sono gli unici partiti che hanno sempre detto: noi con libertà di coscienza o senza libertà di coscienza voteremo la legge Cirinnà tutta. Avranno un caso, due casi, tre casi di coscienza, non fanno statistica. La legge arriva in Parlamento. Arriva in Parlamento e naturalmente ci sono degli emendamenti, perché ci sono quelli che la vogliono cambiare, come in tutti i parlamenti democratici. Che cosa fa il partito che ha proposto questa legge? Comincia ad esaminare questi emendamenti per avere una maggioranza e bocciarli? No, si presenta con un super canguro che poi è una truffa incostituzionale, questa versione è addirittura contraria ai regolamenti parlamentari, per non cominciare nemmeno a discutere gli emendamenti. Naturalmente i 5 Stelle come fanno ad accettare il canguro? Se lo accettano stavolta, praticamente si radono al suolo per sempre e quindi dicono: votiamo la legge emendamento per emendamento e alla fine ci vorrà una settimana, ci vorranno 10 giorni. È una vittoria per il nuovo centrodestra adesso questa situazione? Ma, secondo me è una vittoria di Pirro, perché è una sconfitta di tutti i cittadini, in quanto secondo me i diritti che sono contenuti nella Cirinnà, altra cosa è l'utero in affitto, su cui anch'io sono ovviamente contrario, è una sconfitta per tutti, ma soprattutto è una catastrofe per il Partito Democratico, che avrebbe dovuto presentarsi con una sua maggioranza e garantirla. Invece, dato che non la garantisce questa maggioranza, non vuole votare emendamento per emendamento e si presenta con uno strumento incostituzionale. Come fai a approvare una legge per i diritti con uno strumento che toglie i diritti costituzionali alle opposizioni e al normale dibattito parlamentare? Su questo è d'accordo, Ministra, è veramente incredibile. È una delle volte in cui sono d'accordo con Cavaglio. No.